Si sente? Ok, tu hai il tuo, io il mio. Allora, buongiorno a tutti, siamo qua per vedere un po' di trading, diciamo, susseguente la fase iniziale della seduta. Adesso andiamo verso l'apertura del mercato americano. Questa mattina ho fatto alcune operazioni sul DAX interessanti. Il DAX è adesso in un trend di discesa abbastanza feroce, perché dai massimi di questa mattina è sceso di circa 150 punti. E devo dire che bisogna dare atto che ieri Giovanni aveva ben individuato nella salita del DAX un probabile movimento che non sarebbe andato da nessuna parte. Allora vorrei chiedere a Gio se mi dice perché lo pensava e come ha agito oggi. Io in coincidenza con delle scadenze tecniche avrei shortato il future, l'ho anche detto in sala trading, proprio perché spesso, anche se magari i mercati hanno già deciso di scendere, c'è da sistemare prima la scadenza delle opzioni. Ottimo. E oggi tra l'altro scadevano anche i future e già lo stocks a mezzogiorno mi aveva dato l'impressione che proprio aspettava mezzogiorno per poi ha fatto un primo scrolloncino in giù, poi non mi sentivo sicuro, ho aspettato l'una, poi dopo avevo fatto uno short sul DAX, mi sono sbagliato, avevo due ordini long, mi sono trovato senza accorgermene long, allora ho chiuso e non ho più fatto niente, però ero andato short a 82-85 e quindi e l'idea era proprio di tenerlo, nel senso che secondo me qualche segnale di cedimento l'aveva dato, e poi il nostro mercato era particolarmente debole per le banche e si vedeva assolutamente già in apertura. Settore delle banche che è tutto in discesa. Anche all'estero, c'è anche credito recovery. È un movimento generalizzato delle banche, sì, è vero, proprio generalizzato. Tu su cosa sei focalizzato, Giovanni? Sul trading? Io adesso, DAX. Io stamattina ho seguito solo BAMI, Telecom. In sala avevo detto long Telecom e short BAMI, poi in realtà le ho chiuse, quindi non ho niente. Io invece sono concentrato sul DAX, diciamo alla ricerca di una eventuale opportunità per rivendere questo indice, però sono in attesa appunto di avere un'opportunità di trading, quindi vorrei operare short, di solito opero nel verso del trend, aspetto l'occasione giusta per agire e sono convinto che a breve avremo questa opportunità. Tu sei in trading, Giovanni? Adesso ho provato a shortare delle UBI. Allora passo lo schermo a Giovanni, così facciamo un attimo vedere. Adesso il DAX sta scendendo, lo stock si è tornato sui minimi. Ok, Giovanni, si vede. Il mercato è sui minimi. Allora,
Giovanni, tu sei su che titolo? Ubi e Bami, ok. Eccoci qua, allora stavamo predisponendo tutto, tantissimo trading oggi con Giovanni e Davide qui dal nostro stand per il pomeriggio insieme a Diretta. Vediamo inquadrata la piattaforma di Giovanni Borsi, la piattaforma di Light, la piattaforma di Diretta. Vediamo rapidamente come interpretare gli ordini in modo da lasciare modo anche ai nostri trader, due vere leggende viventi, Giovanni Borsi e Davide Biocchi, di operare e capire anche un po' da soli quello che stanno facendo. Allora, questi sono i flashbook della piattaforma di Light. Qua questo numero vi indica la posizione eventualmente aperta, essendo tutti a zero significa che in questo momento Giovanni Borsi è flat. Quando vedremo questi numeri variare, avremo l'esatto ammontare della posizione in tempo reale di Giovanni. Stessa cosa per Davide Biocchi, anche lui usa la Delight, il flashbook, quindi è di nuovo il numero che veniamo qua inserito, ci dà l'ammontare della posizione, il numero di azioni, titoli, future che i nostri trader Giovanni Borsi e Davide Biocchi stanno operando. L'altro numero che vedete qua cambiare, questo in questo momento 15.000 con il meno, è l'ordine inserito. Infatti vedete che qui ci sono tutta una serie di ordini da 7.500 pezzi, sono 7.500 azioni UBI che moltiplicate per il numero degli ordini che vedete sulla destra, in questo caso due in vendita con il meno, uno in acquisto con il più qua sotto, danno il netto di 15.000. Quindi cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che ad esempio su UBI Giovanni vuole vendere nel momento in cui il mercato arrivi qua in alto 7.500 pezzi e 7.500 pezzi, mentre vuole comprare 7.500 UBI a 3,2 circa l'una, quindi una posizione direi abbastanza importante qualora il mercato arrivi qui sotto. La stessa cosa vedete avviene su questo titolo qui, perché abbiamo 7.500 pezzi in basso, manco BPM, e due da 7.500, quindi c'è un'operazione di hedging in tempo reale fatta su due titoli bancari con una quantità molto alta, sono 7.500 pezzi per ordine, ma gli ordini sono tanti e li stiamo interpretando, perché vedete che Giovanni mette contemporaneamente a mercato ordini non ancora eseguiti, sia dal lato short, quelli con il meno sopra il prezzo attuale, sia dal lato long, e lo fa su due titoli bancari. Quindi c'è proprio un hedging e uno scalping e un incrocio di due strategie. Adesso Giovanni è chiaramente molto concentrato, ma se hai tempo magari spiegaci velocemente di che cosa si tratta. No, si muovono molto a onde. Allora, siccome sui bancari c'è la conferma dell'ordine, io gli ordini li ho dentro, ma perché li sposto col mouse. Certo, allora spieghiamo in che modo. Perché, questo flashbook della piattaforma, sì, di Light, se io metto l'ordine così mi chiede la conferma, è molto lungo, no? Allora io lo lascio dentro. Scusa, vorrei spieghiamo solo questo, Giovanni. Per MiFID 2 è obbligatorio segnalare sugli ordini fatti sui titoli bancari i rischi connessi con le eventuali operazioni di bail-in, ok? Quindi la conferma è obbligatoria, non si può evitare, e quindi per evitare la conferma Giovanni mette l'ordine prima, lo mette lontano in modo da poter interagire col meccanismo se per caso si dovesse trovare la situazione che lui considera giusta per comprare o vendere. Esatto, cioè una volta potevamo togliere la conferma ordine
dai titoli, adesso per i titoli bancari, per la MiFID 2 non si può più togliere. Allora Giovanni che cosa fa? Va a inserire vari ordini, poi il flashbook della D-Lite, della piattaforma di diretta, ti permette con il drag and drop di andare a spostare l'ordine anche solo di un ticco, di cancellarlo in maniera veloce senza l'obbligo di andare a confermare. Certo, avere degli ordini in macchina così vicini al prezzo significa anche di andare incontro a un possibile eseguito sui dilati, quindi comunque non sono ordini messi a caso, e quindi in questo senso ad esempio i 7500 che vediamo sono il primo livello, vedete che lo sposta, avete visto con il book ha spostato in alto nel momento in cui il prezzo è raggiunto, quindi è vero che non sono così vicini, ma in realtà sì, perché le quantità fanno presto su movimenti repentini a lavorare. Eccolo qui, vedete qua invece un ordine che ha inserito, e adesso Giovanni è short di Banco BPM, vedete il numero qua adesso è 7500 da questo lato, vuol dire che non è più un ordine ma è un eseguito, meno vuol dire short, quindi è andato short di 7500 pezzi. La performance qua la leggiamo, sono 371 euro in positivo, quindi la potete leggere in tempo reale, quindi in questo momento Giovanni ha 7500 pezzi short su Banco BPM, una performance complessiva di circa 370 euro, le ho chiuse in perdita, e una perdita erano circa 10 euro sulla piccola posizione, quindi allora, è sceso a 360, il conto è presto fatto. Rispetto ai due indici europei i due bancari stanno andando su, quindi c'è una correlazione inversa fra indice, quindi secondo me sembrano reattivi long entrambi, non a caso i minimi li hanno fatti molto tempo fa, non li hanno fatti adesso, certo, quindi non hanno coinciso i minimi dei bancari col minimo dell'Eurostock, certo. Quindi c'è una correlazione inversa, dice Giovanni, fra i bancari e l'indice sottostante. Chiaramente l'ho capito sulla mia pelle, perché io adesso è 4 ore che non sono connesso, certo. E quindi adesso stamattina ho lasciato i bancari che era meno 4 bami, in teoria l'indice è molto più basso, l'indice europeo, ma le bami sono a meno 2,74, già di lì devo pensare che aveva cominciato una fase di leggero recupero. Quindi come ho visto adesso il DAX risalire un attimo, ho detto preferisco prendere la perdita e al limite se mi fa una strisciata in giù magari cerco l'acquisto. Una perdita estremamente controllata, perché avete visto erano 11 euro perché era 371, quindi lo potete vedere da soli, è sceso a 360 euro di performance di oggi, della giornata di oggi. E allora adesso continuiamo a seguire, qui ci sono i micro trend in tempo reale anche della singola azione, è molto utile questo mini grafico abbinato al book, che è una funzionalità della piattaforma di Light. Infatti dal grafico si vede benissimo, esatto, è utile per quello, vedete che il minimo l'ha fatto qua, mentre invece qua gli indici scendono abbastanza costantemente, anche UbiBanca vedete che ha una piega diversa. Esattamente, allora continuiamo a cercare di interpretare un pochino da soli, cioè, non sono quello che avviene. Comprare, guarda. Long di 3740 Banco BPM, non me le andate tutte, non me le andate, voleva tutte. Comprarne di più perché l'ordine era 7,5, quindi è un eseguito parziale, no? Però adesso l'indice scende, potrei anche fare adesso così. Noi, eccolo qua, questo è il prezzo di, vedete che pensavo che mi facessero, ho lasciato l'ordine a 7500. Guardate la performance in tempo reale, è già salita a 362, quindi lo vedete, è il dettaglio della posizione e il totale di giornata, posizione long da 1250 in questo momento su Banco BPM, la ecco, vediamo. Adesso sono long, adesso sono e finalmente long. Adesso è riuscito a entrare long dei 7500 pezzi che voleva comprare Giovanni. Vedete che qui siamo long di 7500 all'incirca da questo prezzo, la performance la vediamo in tempo reale, qui c'è il totale di giornata e il gain loss sulla vedete singola. Com'è reattivo, come fa, pulisce 4, è già in guadagno, ordine di uscita qua in alto,
siamo ancora long di 7.500, tenta di arrivare là con l'ordine di uscita, se c'è uno strappo. Vedete la precisione con cui riesce a spostare l'ordine in maniera millimetrica e istantanea, che è vitale per questo tipo di operatività. Il target, Giovanni, dove lo mettiamo? Oh, io seguo lì, cioè dipende se il future sale lentamente, riesco a gestirla meglio. Certo. Se il future va su e giù è veramente... Quindi a fronte di un future dell'indice che sale, Giovanni tenta un trailing stop e quindi di seguire il più possibile questa posizione long. È chiaro che se il future va in laterale, quindi questo che cosa vedi, vuol adesso dire? Adesso strappa, guarda, secondo me tra un po' fa una pulita in su. Vedi, l'indice adesso sta salendo. Esatto, quindi lavora sulla correlazione con l'indice, perché comunque un occhio all'indice, che è quello che vediamo qua, me ne andate altre 7.000. L'Euro Stocks. Adesso la posizione da 15.000 long, ha raddoppiato la posizione, no, vediamo. È arrivata una strisciata in giù. Perché è il numerino che vediamo qua. Davide, anche tu chiamaci nel momento in cui apri una posizione. Molta volatilità oggi, direi, sui mercati per noi. E continuiamo come Giovanni a seguire l'abbinamento andamento indice e andamento dell'azione, in questo caso Banco BPM, dove siamo long per 15.000 pezzi. C'è l'ordine di uscita qui sopra, lo spread che si allarga su Banco BPM, primo livello. Adesso la metà, 8.600 pezzi, quindi circa metà posizione liquidata, e adesso la posizione, vedete, è andata a zero. La performance è 368, eravamo a 360, quindi un piccolo profitto, siamo più o meno tornati dove eravamo, noi partivamo da 369, 370. Davide, tu su cosa stai lavorando invece, visto che abbiamo un mercato abbastanza movimentato in questa chiusura di settimana? Ricordiamo che stamattina ci sono stati anche i rollover, no? Ma allora, io sono sempre qui sul DAX, che però è poco brillante, poco vivace in questo momento. Aspettavo qualche opportunità, per ora non sta arrivando, però appena sarà il momento ve lo farò subito vedere. Per il momento poco niente. Ok, no, siamo in un momento, è poco volatile in questo momento il DAX, veramente si sta appiattendo. Credo che dovremo aspettare l'apertura del mercato americano per avere un po' di bella. È vero, perché noi alle 3:30 abbiamo anche l'apertura del mercato americano. Nel frattempo, allora, Davide, io tornerei un attimo, se sei d'accordo, su Giovanni, in modo da vedere un pochino di nuovo questa operatività, perché effettivamente Giovanni ha un ordine in macchina, l'ho visto prima, di 8.600 pezzi, questa volta short. Adesso sono 17.000, è quel numero che vediamo in mezzo. Quella è la proposta di ordine, non è un eseguito, adesso addirittura 25.000. È il cumulato di tutti quei piccoli ordini che vediamo sparpagliati sul book. Gli ordini al di sopra del livello di prezzo sono degli short, gli ordini al di sotto sono dei long. Adesso è entrato long con 8.600 pezzi e di nuovo siamo circa sul livello di entrata. Sempre Banco BPM, sempre una correlazione rispetto all'Eurostoxx. Adesso siamo a 9.500 pezzi totale a mercato. 9.575 per l'esattezza. Come diceva Davide, c'è un pochino di appiattimento.
in questo momento del mercato. Sto facendo 5 tic avanti e indietro il DAX. Esatto, sono proprio il DAX, dice Giovanni, è compresso in 5 tic. Però ripeto, tra una mezz'oretta apre il mercato americano, quindi un pochino di volatilità è sicuramente attesa. Giovanni, in questo momento è long di nuovo di 9.575 pezzi su Banco BPM. Il mercato torna sul livello di ingresso. E vediamo adesso se fa una purtroppo speravamo un po' di volatilità, ma il mercato DAX negli ultimi 25 minuti si è mosso in meno di 10 punti. Questo, ecco, significa che praticamente la volatilità non c'è. Abbiamo una volatilità inferiore allo 0,1% tra massimi e minimi, e quindi fare trading non ha un senso, è impossibile. Bisogna aspettare che apra qualcosa, diciamo, negli Stati Uniti e si cominci a muovere qualcosa. Nel frattempo Giovanni è tornato di nuovo, l'abbiamo visto, sul livello di entrata, quindi c'è un pochino di spunto, basterebbero pochi tick perché la posizione è importante. C'è un po' di movimento adesso sul DAX, vediamo in quale direzione. Siamo proprio a cavallo con lo spread del livello di entrata, è lì dove c'è il cancelletto. Però l'indice scende. E l'indice scende. C'era questa correlazione inversa. Girato in positivo, eh? Girato in positivo. Siamo sopra il livello di entrata. Vedete come ha compresso rispetto al livello di entrata? Va su e va giù. Siamo ancora dentro con i 9.575 pezzi long di Banco BPM. Continua a tornare sul livello di entrata, quindi quando prova a spingere al ribasso, Giovanni, non mi pare ci sia una forza così convinta, quindi Giovanni dice magari poi mi fa lo strappo in alto e riesco a strappare qualche tick, perché è proprio compresso lì sotto, ma poi non trova per il momento, a fronte di un indice che scende, Banco BPM rimane più o meno lì. Allora dice, se l'indice mi fa uno o due tick verso l'alto, mi dovrebbe... Siamo proprio appiccicati lì, eccoci qua, siamo di nuovo a cavallo con lo spread, positiva la posizione, va a mettere l'ordine di uscita, questo è il famoso tentativo di strappo verso l'alto, lo spread allargato a 4 tick. E in questo momento Giovanni non ha la posizione di uscita ancora in macchina, non ha l'ordine. Siamo adesso con lo spread tutto sopra il livello di ingresso. Eccoci qua, totalmente al di sopra del livello di ingresso, quindi un po' una situazione ribaltata rispetto a quello che avveniva prima. L'indice va giù. E l'indice che continua a scendere, ma Giovanni dice, su un indice decrescente, Banco BPM per ora più o meno rimane lì, perché non ha questa correlazione diretta con l'indice, specialmente quando è negativo. Quindi rimaniamo con 9.575 pezzi long di Banco BPM, siamo esattamente a cavallo dello spread, lo vedete? Ma l'indice scende, quindi il calcolo che posso intuire, interpretare Giovanni è dire, se questo qua mi rimane fermo con un indice che decresce, appena l'indice desse un po' di respiro, non dico al rialzo, ma insomma un po' di respiro, potrebbe trovare uno spunto rialzista, perché... un indice decrescente sembra che il titolo almeno per ora si fermi. È vero che c'è poca volatilità come Davide ci ha detto, è vero che siamo a 25 minuti dall'apertura mercato americano, che significa un pochino di ritorno probabile di volatilità.
e qui abbiamo il primo livello, quindi un tentativo di acquisto e raddoppio della posizione. Adesso siamo long di quasi 20.000 pezzi su Banco BPM, per l'esattezza 19.150 pezzi. Davide, tu per oggi rimani sugli indici o vuoi provare? Aspetta che... Il problema è che se non trovi volatilità sugli indici, sulle azioni ce n'è. Su queste azioni poi ancora meno, cioè sono tick, voglio dire, non... Adesso il DAX forse fa un nuovo... Forse fine, c'è un po' però... di spunto al rialzo, rialzo no, comunque un po' di pausa sul DAX. Siamo col livello di entrata, questo dal prezzo medio delle 20.000 azioni Banco BPM, quindi vediamo se c'è un pochino di spunto che permetterebbe, che ore sono le 15.07, qui abbiamo 23 minuti all'apertura del mercato americano, a volte credo, il trading è anche questo, saper attendere. Non succederà niente prima di allora. Davide giustamente dice, secondo lui questi 20 minuti passeranno in completa attesa, quando poi alle 3:30 apre, ora italiana, il mercato americano, allora sì, potrebbe tornare un pochino di volatilità. Vediamo un po' adesso che, ripeto, siamo sempre long su Banco BPN con 19.150 pezzi, torniamo sul livello del prezzo medio di carico, quello dove c'è il cancelletto. Siamo molto vicini su questa piccola reazione del DAX che vediamo. Ok, lo spread si mette a cavallo del prezzo di carico. Adesso Giovanni, ho messo un mini DAX short perché se mi va si è aggiato. No, se mi va 14 qua vado in gain, vedi, ormai, cioè considera che io il primo acquisto l'ho fatto che era 24, certo, perché... Quindi Giovanni ha shortato un mini DAX, non una dimensione non l'ho molto... shortato, l'ho messo nel book. L'hai messo solo nel book, perdonami, questo per eventuale edge, ma la posizione comunque è tornata, vedete che lo spread è a cavallo del prezzo medio di carico, posizione Banco BPM circa 20.000 pezzi. Cioè giusto sarebbe stato farlo sempre in contemporanea, certo, cioè, nel momento in cui percepisci che l'indice, che l'indice è più debole del titolo dove sei long, tu ti edgi subito. E quindi per dire potrebbero essere short di DAX a 20 e long di Banco. Adesso sta ritornando giù, vedi, sta tornando giù il DAX e qua sono tornato sotto, poi magari torna a 10-11 e qua torno su. Ok, sì, sono momenti effettivamente di attesa. Si è chiuso lo spread, vedete, su Banco BPM. Chiaramente un allargamento dello spread indica indecisione, quando lo spread si chiude c'è un pochino più di probabilità di acquisire un minimo di direzionalità. Quindi, aspetta, Davide dicevo che quando più volte in questi giorni anche ho detto che la vita del trader in certi momenti è noiosa e stressante, questo è uno di quelli. C'è niente da fare, purtroppo è un po' così. Per me la sensazione è che vada a fare un giro sotto i 3.500 l'Eurostox. L'Eurostox sotto i 3.500 ci va,
giro sotto i minimi per l'Eurostox, minimi di oggi a 3.500, dice Giovanni, la sensazione potrebbe fare un giro sotto i minimi di giornata. Siamo a 3.500, vediamo se tengono. 3.500 di Eurostox, minimi di giornata, ci chiediamo se terranno o meno. Giovanni a sensazione ci diceva, ecco il DAX che si muove un pochino al ribasso, lo Stox per ora tiene, e Banco BPM, guardate, paradossalmente è sempre lì intorno al prezzo medio di carico, ricordiamo che siamo long di circa 19.150 pezzi. Chiave sono i 3.500, eccoli qua di nuovo, di Eurostox. E per ora sono proprio eccoli qua. Allora vediamo se c'è un pochino di reazione, 3.502, 3.503 di Eurostox, e su Banco BPM torniamo sulla zona del prezzo di carico, c'è il mini DAX short inserito qui come ordine in macchina a 13.013, mentre su Banco BPM continuiamo a oscillare poco al di sotto del prezzo di carico. Il tentativo col mini DAX short è di eggiare la posizione long che abbiamo su Banco BPM. Siamo proprio in attesa, come dice Davide, dell'apertura mercato americano. Sono le 15:12, quindi mancano poco più di 15 minuti. Ovviamente c'è una possibilità che si rimanga a mercato fino a quel momento. Ok, andiamo a vedere adesso, guardate su Banco BPM come veramente siamo un tick al di sotto del livello d'entrata, lo Stox si riavvicina ai 3.500. Ok, il DAX allora vediamo un attimo, e di nuovo io, Davide, se tu hai voglia, questi 15 minuti li userei per raccontare un pochino che cos'è successo ieri con la BCE, con Draghi, e perché sempre tenendo d'occhio il mercato, solo una chiosa magari, no? Perché probabilmente anche capire l'impatto di quello che è stato annunciato ieri sui mercati potrebbe essere una buona idea. Vabbè, ieri è abbastanza facile, Draghi ha annunciato, diciamo, la prossima sospensione del QE passando per un periodo, diciamo, di riduzione, quindi di tapering del QE, e questo purtroppo c'è poco da dire anche lì, mercati su ieri, euro dollaro giù, e poi oggi mercati che dopo la scadenza tecnica si rassestano. Bisognerà vedere gli effetti della fine del QE, se l'economia sarà in grado di camminare da sola, i target di inflazione praticamente cominciano a esserci, potrà essere una cosa interessante, altrimenti credo che saremo destinati a vedere più volatilità, il che non è male per chi fa trading, però come dire, penso che dopo la sfuriata iniziale di ieri con questa cosa ricominceremo a fare i conti con le prossime riunioni, con i prossimi meeting. Certo, per chi fa trading sui BTP questa è un'ottima notizia,
per chi, per lo Stato che dovrà pagare qualche punto percentuale in più di interesse, è una meno buona notizia. Per i mercati azionari bisognerà vedere come va il ciclo dell'economia, perché tutto sarà in ragione di quello, direi, non di altro. Ok, allora torniamo a vedere un pochino la situazione qui dell'Eurostoxx, che torna ad appoggiarsi sui 3.005. Vediamo se tengono 3.499 in questo momento, quindi un tick al di sotto dei minimi, come Giovanni aveva correttamente previsto. C'è un pochino di movimento e guardate, l'Eurostoxx fa un tick sotto e Banco BPM torna sul prezzo di carico, quindi si ridisegna quello scenario che Giovanni aveva un pochino intuito, no? Di una non correlazione tra l'indice, gli indici e i bancari. E a questo punto Giovanni dice: allora sai cosa c'è? Magari me ne compro un pochino di più. Ha nel momento dimezzato un pochino la posizione, anzi di più, l'ha ridotta a un quarto, perché adesso siamo dentro con circa 4.600 pezzi, ma c'è l'intenzione probabilmente di ricomprare. Adesso siamo andati flat, la performance totale 366, quindi più o meno siamo usciti in parità. Sì, perché è stato molto strano, ha fatto il minimo l'Eurostoxx, ha fatto il minimo il DAX e Banco BPM in quel momento ha fatto un pochino di strappo in su. Adesso la tematica qual è? La tematica è aspettare l'apertura del mercato americano, anche se già intuiamo che un pochino di movimento proprio in ottica di apertura al mercato americano si inizia a osservare sui mercati. Allora andiamo a vedere che c'è adesso un ordine short di 18.000 pezzi, sempre su Banco BPM, sempre qua in alto, e un ordine long, ordine di 9.500 pezzi, un pochino sotto il livello di mercato. Un altro ordine short qui, come sempre Giovanni usa questa tecnica dei due ordini di entrata uscita. E adesso andiamo a vedere un pochino, esatto, che cosa succede, perché iniziamo a vedere un pochino di movimento. Il minimo sull'Eurostoxx è rimasto a 3.499, quindi sostanzialmente solo un tick sotto i 3.005. Anche il DAX ha fatto segnare il minimo, però siamo sempre in zona 13.000. Aspetta un attimo. Sì. Allora Giovanni, no, diceva se puoi rapidamente spiegare di nuovo la tecnica di mettere gli ordini sopra e sotto, no, e perché li distanzi così? No, perché cioè in realtà è come se non ci fossero, io li uso solo per alzarli. Cioè, quindi se si avvicina io lo tolgo. Nel senso, a me serve solo per poter decidere di comprare o vendere facendo così. Cioè, mi alzo l'ordine, perché se no mi chiede sempre la conferma. Solo per quello. Quindi preferisco averlo già dentro, perché poi dopo faccio così e lo sposto. Ecco, adesso è tornato più o meno lì. Sono sui minimi. Ok, allora vediamo un po', perché siamo davvero vicini al mercato. Vedete come man mano che il mercato si avvicina gli ordini vengono spostati in alto. Quando mancano 10 minuti esatti all'apertura del mercato americano, Giovanni entra long con 9.500 pezzi di Banco BPM a 2,39 prezzo. Prova a comprarne altri 9.500. Siamo, eccoli qua, sono entrati, totale posizione sono adesso esattamente come prima. 19.000 pezzi long
a quel livello di entrata. Peccato adesso ha fatto un nuovo minimo lo stock. Nel momento in cui, esatto, l'euro stocks fa segnare 3498 e anche il DAX fa segnare nuovi minimi. Quindi un'entrata long molto simile a quella di prima, circa 19.000 pezzi su Banco BPM a 9 minuti dall'apertura di Wall Street, con il DAX e l'Eurostox che fanno segnare nuovi minimi, anche se poi vedete l'Eurostox riconquista quasi subito i 3.500 che era il minimo precedente. Allora vediamo se c'è una reazione a questo punto. C'è un ordine di uscita qua in alto piazzato a 19.000, dei 19.000 pezzi in uscita in vendita, perché probabilmente Giovanni si aspetta un po' di spunto verso l'alto. Continuiamo a osservare il book e a come sposta gli ordini. Affascinante vedere come c'è questo lavorare continuo del book, un approccio al trading millimetrico che implica un monitoraggio continuo delle posizioni aperte nel book. E tra l'altro notiamo che ha tolto Giovanni un ordine che aveva sul mini DAX, ma ce n'è ancora uno lì sempre in ottica hedging, è un ordine di vendita, ma il DAX in questo momento viene fatto da Giovanni solo in ordine. Siamo tornati sul prezzo di carico che era 23895, 239. Lo stocks è tornato sui 3.500, vediamo se c'è un pochino di spunto verso l'alto, spread che si allarga intorno al prezzo di carico. Guardate come c'è un continuo spostare gli ordini da parte di Giovanni. È veramente un momento. Adesso dovrebbe aprire a minuti il mercato americano, qualcosa succede poi. È veramente, il DAX è sceso un po' lentamente, ma ha un modo di scendere molto particolare. Fa un nuovo minimo di 2 tick e poi rimbalza subito 10 tick su. È molto difficile fare qualsiasi operazione meno dello 0,1 di oscillazione sempre. Siamo sopra il prezzo di carico. Queste azioni sono decisamente più forti dell'indice, quindi se l'indice risalisse un po', Giovanni potrebbe fare un buon gain subito. Sì, infatti adesso siamo sopra il prezzo di carico. Vedete che Giovanni addirittura ha tentato di raddoppiare la posizione long che ha di 19.000 pezzi. No, i graficini quelli piccoli. Credo di sì, adesso ecco siamo in positivo. Vedete che c'è l'ordine qua sopra, di uscita, 19.000 pezzi in vendita. C'è stato un piccolo strappo verso l'alto, se guardate mancano 6 minuti, 5 minuti mal contati all'apertura del mercato americano. Guardate Davide Biocchi che probabilmente prepara a sua volta un'entrata. Siamo di nuovo a cavallo del prezzo di carico e siamo di nuovo appena in positivo. L'Eurostox continuiamo a guardarlo perché i 3.500 sono il livello di riferimento, così come i 13.000 di DAX, e Giovanni adesso è in positivo. Adesso proviamo a seguirlo, a interpretare i suoi pensieri, la sua strategia, il suo training stop. Vedete il profitto in tempo reale e il profitto complessivo del giorno. Profitto complessivo di giornata 366 euro, profitto parziale ora 32 euro. Vuole raddoppiare la posizione perché ha altri 19.000 pezzi in acquisto, quindi sente che questo long durerà. Mancano 5 minuti esatti all'apertura del mercato americano, probabilmente vuole chiudere la posizione prima o vedere se addirittura in apertura del mercato americano si trovasse un pochino di spunto verso l'alto. Qui abbiamo il gain loss parziale e la performance totale che si attesta sui 366 euro a partire da questa mattina. Siamo in prossimità del prezzo di carico, l'euro stock e i due DAX, eccoli qua, shortati per eggiare la posizione. Questo meno 2 mini DAX sono 2 mini DAX che ha shortato per, diciamo, congelare, cristallizzare la posizione, probabilmente in previsione dell'apertura
del mercato americano. Mancano 4 minuti all'apertura del mercato americano. Giovanni è adesso di nuovo in positivo con la posizione sul banco BTM, siamo sopra il prezzo di carico. E proviamo a vedere adesso in realtà qualsiasi cosa le due posizioni si bilanciano. Giovanni, proviamo a far spiegare magari a Davide velocemente il 2 mini DAX short, il banco BPM long. Beh, la sua scelta è ovviamente con la consapevolezza che il mercato può prendere un po' di direzionalità da una parte e dall'altra, di tutelarsi entrambi i versi, insomma alla fine qualcosa dovrà pur succedere. Oramai siamo a 3 minuti e mezzo dall'apertura del mercato americano, abbiamo aspettato fino adesso, vale la pena vedere se c'è qualcosa. Il mercato americano qualcosa porterà, nelle prime battute un po' di volatilità la vedremo e poi speriamo che ci siano opportunità di trading. Ovviamente penso che Giovanni voglia provare a chiudere in gain addirittura tutte e due le posizioni sfruttando il momento del mercato. L'apertura. Sì, tu Davide vuoi aprire qualche posizione in apertura? Ora no, voglio vedere, attendo un momento per andare short sull'indice, ma voglio giocarmi le mie carte. I due DAX sono stati chiusi da Giovanni, siamo a 411, quindi 50 euro sui due DAX. Chiusa adesso la posizione, eravamo circa 360, adesso siamo a 411. Era meglio se li tenevo. Dice era meglio se li tenevo perché hanno proseguito, ma insomma. Perché c'è stato un pochino di spunto al ribasso, anche se poi l'Eurostox resta sui 3.500, quindi non è poi così marcata. Meno di 3 minuti all'apertura mercato americano, forse adesso ci sarà un pochino di volatilità. Giovanni mette un altro ordine di acquisto, altri 19.000 pezzi in acquisto su banco BPM, che è in questo momento a cavallo del prezzo di carico. C'è un po' di reazione perché vedete l'Eurostox a 3.503 reagisce un po' al rialzo. Noi torniamo in positivo con la seconda posizione e ha rishortato il DAX contemporaneamente. Mancano 1 minuto e mezzo circa, posizione su banco BPM, 19.000 pezzi long, 2 DAX mini DAX short per cristallizzare la posizione, proprio come diceva Davide, in vista della volatilità che probabilmente fra un minuto arriverà. Performance giornaliera 428 circa euro da questa mattina per Giovanni. E adesso ha chiuso una parte della posizione su banco BPM e adesso totalmente. Andiamo a vedere la performance totale, arriva a 449, quindi siamo a circa 450 euro, gli ultimi 100 sostanzialmente fatti in questi pochi minuti, e manca un minuto all'apertura del mercato americano. Rimane short di due DAX, quindi c'è ancora un'esposizione mini DAX per Giovanni lato short, ma la performance totale arriva ai 450 euro, quindi una performance sicuramente di tutto rispetto. Per quanto riguarda noi, per Giovanni è una cosa abbastanza normale, oggi non ha fatto tantissimo trading perché è qui con noi. Sono ricomprato le banche. E ha ricomprato 9.500 banco BPM. E ecco le altre, vediamo se compriamo anche le altre 9.500. E sono le 15.30 quasi, perché vediamo un po' di agitazione che è quella tipica che segue l'apertura del mercato americano. 15.30, mercato americano aperto, siamo con i due mini DAX short adesso in positivo proprio sull'apertura del mercato americano. Vediamo se li chiude, li ha chiusi, performance totale 489 euro per Giovanni Borsi, ma abbiamo ancora i 9.500 pezzi long su banco BPM, quindi per adesso avevamo iniziato sui 300 euro, siamo a 489, quindi direi molto bene, pur con un mercato che offre pochi spunti. Di nuovo un ordine
mini DAX short, e adesso su Banco BPM siamo di nuovo sopra il prezzo di carico, quindi positivo anche su Banco BPM. Vediamo se Giovanni decide di chiudere la posizione dei 9500 pezzi, è in positivo, c'è un po' di movimento finalmente. Poi andiamo da Davide che magari studiata la sequenza. Eccolo qua, vedete com'è sopra ed è uscito da Banco BPM. Andiamo a vedere il totale, avevamo circa 300 euro di profitto a inizio e siamo a 516 euro. Vedete come il profitto con costanza viene costruito trade dopo trade, tick dopo tick, da Giovanni Borsi che ci sta veramente insegnando tantissimo oggi. Di nuovo tanti ordini sparsi sul book, sappiamo come. Seguiamolo, lasciamolo concentrato. Performance totale Giovanni Borsi 516 euro, avevamo iniziato con 300 euro, questa è la performance di giornata. Tanti trade e la costruzione profitto con costanza, tick dopo tick, trade dopo trade. Davide, intanto vediamo un attimo se, come dicevi, ti vedo lavorare, quindi ecco, sei in posizione, no, però no. È un ordine in macchina. No, no, ma è un ordine solo piazzato molto lontano. Andiamo a vedere lo schermo di Davide, c'è un pochino di movimento, quindi ho solo piazzato un ordine molto lontano per poterlo muovere facilmente. Se allora, necessario. DAX Future questa volta non il mini ma il contratto intero, quindi con un controvalore di tutto rispetto. Allora, Davide, io sto solo aspettando che succeda qualcosa perché la compressione, come continuiamo a vedere, della volatilità è veramente estrema. Sto aspettando di vedere se col mercato americano si forma un po' di brillantezza, ma serve qualche minuto dopo l'apertura, perché il mercato americano tenta di sondare di solito quando si avvia entrambi i lati. Adesso vediamo se qualcosa vorrà venire fuori. Tra l'altro, Davide, mi permetto di interpretare per te i grafici. Vediamo qua sotto l'oscillatore, che chi era con noi questa mattina era quello della strategia indicata. Sì. Da Rob Hoffman, che è quella che si usa nei mercati in trend, quindi credo, Davide, correggimi che sbaglio, e magari c'è anche un'osservazione di questo oscillatore. È una strategia che è stata spiegata questa mattina, se nel caso non fosse stati presenti potete andare a vedere su Facebook e su YouTube, abbiamo lasciato il video registrato e il consiglio è quello veramente di andarlo a vedere perché contiene una didattica e una pattern molto interessante proprio basato sull'oscillatore che vediamo qui sotto, che Davide adesso sta utilizzando, perché è molto adatta come strategia per i mercati in trend, come nella oggi è palese. Di oggi c'è un abbiamo trend ribassista chiaro, che è questo, e diciamo che un test di questa trend line ci potrebbe dire dare un'opportunità di vendita o di inversione di trend, quindi qui è dove vorrei vedere l'indice nei prossimi minuti per cercare di attivare una posizione. Esattamente, quindi seguiamo il trade in direzione trend, abbastanza comprensibile per quanto riguarda Davide, un DAX in trend intraday al ribasso e un tentativo di entrata con un DAX intero, quindi una posizione di tutto rispetto in direzione di trend. Torniamo un attimo allora da Giovanni. Davide, perché vedo che Giovanni è entrato questa volta short. No, perché non ho spostato l'ordine, mi sono entrato short senza volere su banco. Involontariamente. Allora siamo. Allora mi sono comprato subito un DAX. Ho fatto il contrario, che in realtà non è molto bello. Sì. È più forte e Bami del DAX. Allora, short, diciamo per errore, ma siamo intorno al livello di entrata con 9500 pezzi su Banco BPM e copertura con un mini DAX long. Provo per correggere l'errore e adesso andiamo a vedere che cosa succede. Ok, ha chiuso la posizione e vediamo, siamo rimasti adesso net long di un mini DAX, vediamo perché c'è l'ordine qui sopra di uscita e tentiamo di entrare di nuovo long, quindi dalla posizione corretta su Banco BPM. Il DAX è sul livello di entrata, vediamo se ci dà i due tick. Vedete l'ordine già pronto per uscire a 13.003.
Eccoci. Ok, il DAX arriva intorno alla zona di entrata. E intanto abbiamo gli ordini sul banco BPM. Vediamo se riusciamo a entrare long. Siamo i primi come livello di book qua, sempre intorno al livello di entrata col mini DAX. Ok. Vediamo se riusciamo a sbloccare la situazione. Ordini sui due lati del book, addirittura primo, vedete con che velocità, e adesso siamo long su banco BPM di 9500 euro. Avete visto proprio come si lavora il book con questo continuo lavorare degli ordini. Quindi posizione ristabilita nella direzione corretta su banco BPM. Il mini DAX ancora oscillante intorno al livello di entrata, ma era stata un'entrata long fatta per rimediare all'errore. Vediamo se riusciamo un attimo a uscire e nel frattempo compra altri 9500 pezzi di banco BPM. Vediamo se ce li esegue. Siamo sul primo livello di book, sempre long. Andiamo a vedere se ci prende l'ordine. E l'ordine di uscita qua in alto con i 19.000. Ma vediamo intanto se ci esegue i secondi 9.500 pezzi. C'è un po' scappato. La posizione è in positivo, ma non ce l'ha eseguita completamente. Nel frattempo è uscito dal mini DAX, quindi abbiamo, diciamo, pareggiato quell'errore di esecuzione di prima. E adesso siamo long 9.500 pezzi su banco BPM. La posizione 9500 pezzi long è in questo momento in positivo. C'è un po' di spunto, quindi peccato che non ci ha preso gli altri 9500. Anche tu Davide, se entri in posizione c'è un po' di movimento, avvisaci. Intanto seguiamo la posizione di Giovanni, che ha l'ordine in macchina per uscire qui sopra primo livello del book. Vediamo se ci esegue. Siamo praticamente di nuovo usciti perché sono rimasti 282 pezzi long, ma lui vuole rientrare, esatto, vuole rientrare credo long. Nel frattempo la performance si attesta sui 545 euro. Quindi, malgrado l'errore di esecuzione, siamo ancora nettamente in positivo. E in questo momento flat. Allora, torniamo un attimo da Davide, ci fa vedere un pochino la situazione sull'indice. Davide cercava un'entrata short in direzione di trend sul DAX, con un contratto DAX Future intero. E poi l'ordine che vediamo qua. Rendere più grande il grafico, così si vede questa congestione che si è andata formando, 95 circa la parte bassa, 13.010 più o meno la parte alta. L'indice non riesce a uscire da questi 10-15 punti di oscillazione, non ce la fa proprio, si muove avanti e indietro e non ha brivio. Vediamo, perché mi piacerebbe vedere l'indice da queste parti per poter valutare uno short. Però bisogna che succeda, bisogna che ce la faccia. Adesso sembra intenzionato a provarci in maniera più intensa, vediamo cosa succederà. Però come vedete, insomma,
continua ad andare avanti e indietro tra questi due livelli senza nessuna direzionalità. Quindi per adesso Davide non vede direzionalità. Allora torniamo sullo schermo di Giovanni. Ci siamo. Allora Giovanni ancora flat ma con ordini in macchina su banco BPM. Allora, nel frattempo vi ricordo che abbiamo trasmesso live tutti gli interventi praticamente di questo IT Forum e sono tutti sulla pagina Facebook. Da settimana prossima li mettiamo anche su YouTube, ma nel weekend li potete, o anche oggi, già rivedere integralmente. Tra gli altri, quelli con Rob Hoffman, molto interessanti, la gara di trading di ieri, la Trading League, che in edizione speciale ha visto Davide Rob fronteggiarsi con la squadra vincitrice delle Universiadi. Insomma, i contenuti sono tanti e sono tutti immediatamente disponibili per voi. Ci seguite, lo vedete qua, diretta sim su tutti i social praticamente, quindi è molto facile. E se volete anche sul canale Telegram, che è abbastanza utile perché avete anche la possibilità, se clienti diretta, di ricevere gli alert gratuitamente degli eseguiti e quant'altro. Con il sistema di alert vi arriva il messaggio direttamente su Telegram. Quindi c'è sia un canale dove pubblichiamo contenuti, sia un'utilità legata a Telegram e alla di alert, quindi al ricevimento degli eseguiti. Intanto Giovanni ha i 25.000 pezzi qui sopra che vedete in ordine, non ancora eseguito, molto lontani dal mercato, e i 9.500 un pochino più vicini. Si avvicina con i 25.000 pezzi in vendita, perché vedete che siamo di nuovo sui 3.500 di Eurostoxx e con un DAX ormai sceso sotto i 13.000 e apparentemente con la volontà di proseguire verso il basso. L'Eurostoxx comunque continua stranamente a tenere i 3.500. Vediamo adesso se Giovanni va a eseguire. Esatto, toglie l'ordine di vendita a 25.000, era molto vicino al mercato. Lo stock torna a 3.501-3.502, vedete come quel livello è comunque molto significativo, perché sostanzialmente sullo stock non viene penetrato con grande forza, e anche i 13.000 di DAX che sono stati già recuperati. Quindi vediamo dei tentativi di proseguimento del trend al ribasso che finora non trovano molto, molto abbrivio. A questo punto Banco BPM potrebbe presentare un'occasione di rialzo che credo Giovanni vorrebbe sfruttare. Andiamo a vedere un ordine, eccoli qua, i nostri 25.000 pezzi in acquisto. Nel frattempo DAX e Stoxx proseguono la reazione verso l'alto, siamo a 3.503, 13.009 circa, 13.008. E adesso Giovanni con un errore è entrato short di 25.000 pezzi su Banco BPM, perché voleva, l'avete visto, spostare l'ordine, ma non è riuscito. Allora andiamo a vedere che cosa fa. Siamo short per errore su Banco BPM, siamo appena sopra il livello di entrata. Nel frattempo DAX e Stoxx sono sui 3.504, 13.0010, quindi una piccola perdita per Giovanni, che prova a entrare di nuovo long col mini DAX per andare a edgeare la perdita. Vedete l'ordine 1 qua
sul mini DAX, che è un tentativo di hedging. Quindi, ricapitolando, siamo per errore, tra virgolette, short su Banco BPM con 25.000 pezzi. Adesso è entrato il DAX long, ok? Quindi è long di un mini DAX. E adesso vediamo quale delle due posizioni viene seguita. Quindi il DAX long adesso è in positivo sulla reazione, il mini DAX long, e c'è un pochino di perdita sul Banco BPM, quindi è questa la logica dell'hedging, no? Di bloccare la posizione. Il DAX long, vedete, continua a essere in profitto per Giovanni, che potrebbe decidere di chiudere la posizione, ma è, ripeto, un hedging rispetto ai 25.000 pezzi short su Banco BPM. Vediamo l'ordine, siamo usciti adesso dal DAX, quindi un profitto che non è un profitto, nel senso che era una copertura. Adesso c'è di nuovo long un DAX, quindi è rientrato immediatamente, e intanto su Banco BPM restiamo short di 25.000 pezzi. Seguiamo un attimo l'operatività, perché il DAX long è ancora in profitto, è chiaro che è un profitto di copertura. Adesso è uscito realizzando il profitto di copertura. Su Banco BPM restiamo short di 25.000 pezzi, il DAX arriva a 13.018 e sembra proseguire la reazione, ma vediamo, perché Giovanni ha l'ordine in macchina di, a questo punto, uscita dalla posizione long, scusatemi, dalla posizione, ecco sì, no, è uscito, scusatemi, è uscito perché adesso siamo long di 25.000, quindi ha ripreso la posizione corretta su Banco BPM e siamo in positivo anche sul DAX, chiusa adesso forse sul mini DAX di copertura, perché nel frattempo aveva riaperto long sul DAX. Allora vediamo se chiudiamo quella sul DAX e poi diamo un'occhiata, eccolo qua, profitto parziale, siamo sui 380 euro, quindi l'errore ci è costato un pochino di performance di quella giornaliera, che rimane assolutamente positiva, ma vediamo adesso che siamo short di due DAX mini, short di due DAX mini e long di 25.000 Banco BPM, quindi sostanzialmente un DAX mini adesso in direzione trend, short di due DAX mini, quindi in direzione, diciamo, rispetto alla forza della giornata, e i 25.000 long di Banco BPM che sono sì in positivo adesso sopra il prezzo di entrata, ma Giovanni vorrebbe raddoppiare la posizione, si mette davanti al book con i suoi 25.000 pezzi long, ma gli scappa, ma noi siamo dentro su questa reazione, perché siamo con 25.000 pezzi long e un profitto parziale su Banco BPM. Mette un ordine per metà posizione, 12.500, per iniziare a, diciamo così, smontarla. La reazione è abbastanza forte, Davide, è questa, non ce la aspettavamo, un DAX. Ecco, allora, vediamo Davide, perché Davide è in vendita a 30, lui vorrebbe rientrare short sul DAX, non mini, sul DAX intero, come da programma, perché la sua strategia era comunque quella di entrare in direzione. Io penso che lo spazio del trend DAX ci sia fino a qui e che lo possa, guardate, fare. Sono in vendita col contratto e vediamo come funzionerà, insomma è un'aspettativa che ho che possa arrivare in quest'area di congestione, diciamo intorno a 30-35, e lì possa partire un ritracciamento. Sono qua che aspetto di capire se ci arriverà, speriamo di sì, insomma era il trade che aspettavo da prima, vediamo se riusciamo ad arrivarci.
Esatto. Davide, hai guardato anche l'oscillatore che vedo essere sopra gli 80? In questo caso sì, poi qua su scala oraria è invece in declinazione rialzista, però credo che sia così, che questo, dopo questa congestione, insomma, ci stia un recupero del DAX. È il tipico movimento anche dello Standard & Poor's che si muove, vediamo se poi tornerà indietro. Bene, allora Giovanni, torniamo un attimo da te, Davide, se riesci proviamo a vedere il monitor di Giovanni. Tu rimani con la tua posizione, sì, da aprire secondo il tuo piano, che non ho capito, che mi ha raddoppiato la posizione. Allora, con Giovanni siamo tornati a 400 euro di profitto, però abbiamo un pochino di perdita adesso. Perché? Perché la posizione su Banco BPM è di 50. Si è girata giù, è arrivata una servita che ha servito 5 livelli di buco e quindi mi ha raddoppiato la posizione e il DAX è tornato lì. Diciamo che sono stato troppo impulsivo a girarmi long, avevo il gain e non l'ho preso, e adesso mi trovo che la size è diventata che secondo me anche il software percepisce la mia posizione e quindi mi tende a giocare contro. Vediamo come lavoriamo questa posizione. Adesso va sul DAX. È vero, è stato un errore, ma siamo appena sotto il livello di carico. Il DAX prosegue a 13.30. Davide, tu avevi a 29, quindi Davide, se non sbaglio, è short di DAX in questo momento, perché aveva l'ordine in macchina 13.029 e siamo arrivati ai 30, cioè si è perfettamente realizzato lo scenario delineato da Davide. Quindi Davide short di un DAX. Forse, Davide, ci conviene vedere la tua posizione, se riesci, se non sei troppo concentrato nella gestione. Ci vuoi dire il target, se è un retest dei minimi in area 13.000? Profitto per Davide 100 euro e passa, quasi istantanei, quindi perfettamente calcolato il livello di ingresso. Vediamo, ha chiuso. Allora, vediamo un attimo, Davide, descrivici. 108 euro di profitto, un'operazione veloce, ma aspettavo questo e adesso credo che se tornerà su l'aprirò di nuovo. Potrebbe però anche scendere di più, però insomma ho avuto pazienza di aspettare un movimento che mi aspettavo. Se dovesse tornarci intorno a 30-32 tornerei short nuovamente, senz'altro. Benissimo, diamo il microfono a Giovanni nel frattempo. Davide ha fatto un 29, 23, 22, 30, 100 euro di profitto, dove si è proprio delineato lo scenario che aveva tracciato, e se il mercato dovesse tornare in quell'area potrebbe ipotizzare una nuova entrata short. Allora, nel frattempo noi fino a che ora andiamo avanti? Perché era fino alle 16, mi sembra, esatto. Quindi sono gli ultimi 5 minuti. Allora, la prima cosa, se avete qualche domanda, così in questi ultimi 5 minuti magari ci dedichiamo alle domande. Ok, vediamo. Questo è Giovanni. Allora, rivediamo intanto la situazione di Giovanni, che è sostanzialmente in parità, quindi vediamo in questi ultimi 5 minuti come l'errore fondamentale è stato uno, aumentare la size, poi addirittura mi si è raddoppiata perché avevo l'ordine ma è arrivata una strisciata in giù, e quindi adesso cosa succede? Che se uno usa delle size troppo alte il software legge esattamente la tua posizione e quindi ti rema contro. Infatti adesso praticamente sembra che BAMI sia debole, quindi a questo punto o uno si edgia e sta fermo perché si dà una certa protezione, perché così l'unico modo per far tornare come erano le cose prima dovrebbe essere almeno che io me ne vedo 30.000 e mi accetto di perdere.
perché poi magari la quantità tipo le 15-20 mila lui lavorava abbastanza in maniera normale, quindi non mi ha mai giocato contro prima. Invece adesso ho proprio la percezione che quando mi è arrivata la servita lui ha cominciato a scendere, anche se il Dax è andato a 30. Esatto. Allora io lo posso anche lasciare stare, perché poi spesso tu non toccandolo più, poi lui dopo torna sulla sua. Quindi se era forte sino a prima, adesso non penso che si sia messo a vendere all'improvviso. È chiaro che se adesso il Dax scende, questo magari scende un po' di suo, però io lo compravo su quei livelli qua quando il Dax era a 13.000, quindi il Dax è salito. Quindi sembrerebbe o che lui si è indebolito o che proprio è subentrato un qualche fattore e quindi, siccome è quasi tutto software, purtroppo ho sbagliato io nel farmi prendere la doppia size. A quel punto lui sta lavorando per se stesso, e quindi uno potrebbe dire o te le tieni o aspetti che magari lui o su uno strappo del Dax o con l'avvicinarsi alla chiusura del mercato torni magari a ricoprirsi, perché comunque siamo uno posizione contraria dell'altro. Certo. Adesso chiuso il Dax, esatto. Adesso siamo net long su Banco BPM. Adesso un po' si è già ridotta la perdita. Sì, decisamente. Allora, seguiamola bene. Davide, vuoi magari commentare tu? Perché in questi casi di errori di gestione posizione, qual è? Quantamila long di Banco BPM? Beh, conosco bene Giovanni e so che lui non è che si emozioni perché è di fronte a un pubblico, ma a volte il mercato ti gira contro e i software ti girano contro, insomma, direi che non c'è niente da fare quando ti capita. Ieri è successo un po' a me, non con i software contro, ma ci ho dato dentro perché c'era la competizione e a un certo punto sono incappato in un movimento negativo, e quindi ci sta, purtroppo è il trading. Normalmente il mio trading è più pensato, più come oggi, più riflessivo, però non è che ha molto da fare. Adesso lui può pensare, ma potrebbe capitare che il Dax faccia un bello strappo a rialzo, e potrebbe succedere, e in questo caso allora lui rivedrebbe presto la luce, perché ha un numero di pezzi che lo porta in gain abbastanza in fretta. Nel frattempo diciamo che siamo arrivati alle 4. Giovanni, magari noi ti lasciamo tranquillo a gestire la tua posizione, eh? Invitiamo tutti, diciamo, a seguire lo stand, a stare con i ragazzi e tutto. Se volete vedere me, io tra un quarto d'ora sono nello stand di Traderlink a presentare un Explorer per fare il trading multiday. Se volete venite là, vi aspetto volentieri. Ciao a tutti e grazie mille. Grazie a tutti. Grazie Gio.